Salve a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi vi voglio fare l'unboxing del pacchetto che mi è arrivato da Pandal Selected. Lo apriamo insieme. Mi è arrivato questa mattina. Facciamo lo spacchettamento. Ok, iniziamo. Allora, questo intanto è la lista di delle cose che ho scelto. Ho scelto questi due manici perché dovete sapere che ho iniziato a fare anche le borse a uncinetto o le borse anche con la stoffa. Quindi ho preso questi due manici e il codice è questo, o se si vede così, come lo vedete, questo, vedete? Poi ho acquistato questi sempre per le borse. Ah, vi faccio vedere il codice. Questo è il codice e vediamo cosa c'è. Ci sono queste, non so, si possono chiamare cerniere, insomma, per borse. Anzi, qui ce ne sono di tre misure. Queste più grandi sono per borse, perché si può mettere anche poi la tracolla. Poi ne abbiamo di un po' più piccole. Adesso la misura non me lo ricordo, mi sembra queste 20 centimetri. Queste non mi ricordo. Proviamo a misurare, vediamo. Prendo la riga, vediamo quant'è questo. Questa è 14, queste. Poi ci sono le più piccole, che sono queste, e sono 10. Da qui gli farò un portamonete. Magari faccio la borsa e il portamonete uguale. Questo qui però farò la borsa in stoffa. Qui abbiamo i suoi ganci, perché per chiudere da quest'altra parte, poi per agganciarci se vogliamo metterci una tracolla o un manico. Ok, andiamo qua col suo codice, perché sennò me lo dimentico. Comunque vi metto tutti i codici poi nell'info box. Poi ho preso questa click clack. Il codice è questo. Mi è piaciuto molto come è fatta. Anche qui ci farò una borsa, vediamo se in stoffa o in a uncinetto. Vedete, molto carina, mi piace, molto fine. Poi ho preso questa raffia, voglio provare a fare una borsa di questo colore, sempre a uncinetto, poi vediamo come svilupparla. Il codice è questo, è questo. Poi infine ho preso questo set. Apriamo bene.
questo set è una rete, vi faccio vedere il codice, è questo, così forse non mi ricordo mai la parte giusta. Queste sono reti per borse. Andiamo piano. E ha già l'impostazione della borsa. È già pretagliata, vedete? Poi qua ci sono i vari pezzi. Questi qui sono dei laterali. Penso che siano due tipi di borse. Non vorrei sbagliarmi, ma penso di sì. Anzi, tre. Per esempio, questa è per una pochette, vedete? I laterali, viene così, e poi la sua patta, vedete? Poi ci inventeremo qualche cosa, come farle, se con la lana o con il cordoncino, vediamo quello che riesco a trovare. È la prima volta che uso questa, quindi non me ne vogliate se poi dopo viene un po' così, lo proveremo insieme. E niente, questo è tutto il materiale che mi è arrivato da Pandal Selected. Questa è la mia lista. Io vi consiglio di andare a vedere il loro sito, perché è un'azienda che ha tantissime cose bellissime. E vi metterò i codici nell'info box e poi avrete un codice sconto se acquistate da questa azienda. Mettete questo codice e vi ha fatto un piccolo sconto. Bene, per oggi questo è tutto. Io spero di avervi fatto, diciamo, un piacere farvi vedere quello che io ho acquistato e quello che farò nei prossimi giorni il video. Per ora è tutto, io vi saluto e ciao al prossimo video. Mettete pollice in su se vi è piaciuto e attivate la campanellina per rimanere aggiornati del video che metterò poi su YouTube. Come ho detto, ciao a tutti e alla prossima!